Presidente, oggi è una giornata importante, un'intera comunità che rinasce. La comunità di Bonzano ha vissuto non soltanto il dramma del terremoto, la grande nevicata, poi addirittura una frana che si è portata giù l'intera frazione e che ha impedito la ricostruzione sul sito. Ha reagito nella maniera migliore possibile, restando unita e compatta, chiedendo una soluzione per poter ricostruire quella comunità altrove, ma poterlo fare tutti insieme. Oggi stiamo posando la prima pietra, diciamo così simbolicamente, c'è stata la firma dell'inizio dei lavori. Su questo terreno sorgeranno strade, fognature, acqua potabile, per poi realizzare i 31 alloggi, i 31 fabbricati che daranno l'alloggio a questo centinaio di persone di questa comunità, che tornerà a vivere in un luogo diverso ma mantenendo le stesse tradizioni e la stessa forza. Un iter molto lungo però a cui hanno collaborato tutti a livello istituzionale. Io ho ricevuto poco dopo la mia elezione a Palazzo Sironi all'Aquila la sindaca Cristina Di Piero insieme agli uffici. Abbiamo messo in fila la complessità del lavoro che si doveva fare e anche i blocchi che fino a quel momento aveva ricevuto, non solo di difficoltà amministrativa ma di vera e propria disattenzione. Abbiamo concentrato gli sforzi e le energie, risolto le problematiche, i nostri uffici si sono assunti la responsabilità di sciogliere i nodi, di assumersi la responsabilità di mettere le firme dove servivano e di mettere in condizione l'amministrazione comunale di individuare il sito e di procedere all'affidamento dei lavori. È stato un grande lavoro di squadra, di sinergia tra le istituzioni. È quello che i cittadini chiedono, vogliono avere istituzioni che risolvono i problemi, che siano efficienti e che siano in grado di dare risposte e soluzioni ai problemi.